Ciao a tutti, in questo video vi parlerò di questa schedina qui che l'ho chiamata floppy board. È praticamente una piccola scheda simile a Arduino, però pensata per avere un costo molto più ridotto e avere anche più funzionalità. Come si può notare, le dimensioni sono circa le stesse. Questa è la prima versione, infatti c'è qualche cosa da migliorare e ad esempio appunto la dimensione. Ho già in mente di fare una seconda versione molto più piccola e a breve arriverà in questo canale anche quella. Per programmare questa scheda si può utilizzare una Nucleo Board come ho fatto io con il suo ST-Link integrato, altrimenti si può comprare un semplice ST-Link e collegarlo a questi pin qua con le giuste connessioni e programmarla senza problemi. Ho ordinato le schede da JLCPCB. Le schede sono da 1 mm di spessore. Poi ho comprato i componenti e se noi mettiamo una scatola componenti e la scheda, viene fuori, sono stupido. Viene fuori la nostra scheda montata. I componenti li ho saldati a mano. Ho preferito saldarli a mano per risparmiare qualche soldo, poi comunque mi diverto, quindi non ne valeva la pena usare il servizio di assembly di JLCPCB. Per poter programmare queste schedine, ovviamente ci serve la schedina, altrimenti non facciamo niente, un ST-Link o in questo caso una Nucleo Board con l'ST-Link integrato e dei cavetti per connettere l'ST-Link alla nostra schedina e ovviamente un cavo USB-A to USB mini per connettere il computer al nostro ST-Link. Quindi connettiamo il connettore con il cavetto, poi il cavetto ho segnato il verso corretto. Poi, essendo che l'ST-Link non fornisce una tensione di alimentazione, dobbiamo utilizzare la 5V qui e la connetteremo al nostro VIN, il primo pin a destra. Così possiamo programmare la nostra floppy board. Connettiamo quindi la nostra scheda al computer. Per programmare questa scheda utilizzo l'IDE STM Cube. Poi qua ho un piccolo test che utilizzo per fare i primi test sulle schede per controllare che funzionino. Tanto, come si può vedere, LED si accende, vuol dire che la scheda è alimentata. Quindi qui abbiamo un semplice accensione e spegnimento dei LED. Perché questa scheda qui, questo è il bottone di reset e questo è un LED assimilabile ad esempio al LED 13 dell'Arduino, quindi questo qua si può utilizzare direttamente programmando la scheda. Come si può vedere, qui abbiamo il LED, il nostro LED. Vabbè, questi due sono per la comunicazione tra ST-Link e la scheda. Una volta caricato il programma, possiamo vedere che compila e dopo carica. Dopo aver caricato abbiamo il nostro LED che lampeggia seguendo il programma che abbiamo fatto. Ho creato questo piccolo circuito in breadboard con un display OLED e 3 pulsanti, dove con la nostra schedina che inseriamo a cavallo tra le due breadboard abbiamo connesso a questi 3 pin qua i nostri pulsanti.
qua il display OLED collegato ai due pin che verranno utilizzati con il quadro CBUS. I pulsanti li ho programmati con degli interrupt, quindi interrompe l'esecuzione del codice per eseguire la service routine dell'interrupt chiamato dai singoli pulsanti. Questo test qua ho usato solo due pulsanti, più e meno, e quello centrale non fa nulla, ma nulla vieta di impostarlo. Quindi colleghiamo il nostro ST-Link con l'alimentazione sempre su Win 5 volt. Qua abbiamo ancora il programma vecchio, quindi dobbiamo caricarne uno nuovo. Come si può notare, abbiamo le due linee di quadro CBUS. Questo sempre per il debug, per il caricamento del firmware. E poi abbiamo i tre bottoni postati come interrupt. Quindi possiamo trovare qui giù in fondo la service routine degli interrupt, controllando quale bottone è stato premuto. Il menu 0 che farà vedere le cose su display. E questo qua serve solo per poter far visualizzare un numero dalla libreria del display caricata. Quindi adesso carichiamo. Firmware caricato. Come si può vedere, abbiamo un count con un numero che possiamo cambiare schiacciando i pulsanti. Ad esempio con questo a destra andiamo in su, aggiungiamo 1, con quello a sinistra togliamo 1. Chiaramente possiamo andare in numeri negativi. Come avrete notato, ho utilizzato delle resistenze dei condensatori collegati ai bottoni. Questo l'ho fatto per evitare di aver false letture dal microcontrollore per causa del rimbalzo degli interruttori. In pratica c'è la carica e la scarica del condensatore che evita il rimbalzo del segnale, e che, come si può vedere anche dall'oscilloscopio. Con la sonda dell'oscilloscopio ci connettiamo qui, che è l'ingresso di una porta del micro, e col negativo sul negativo dell'alimentazione. Come si può notare, premendo il pulsante arriviamo a quasi zero di tensione. Se facciamo single per visualizzare l'onda quando viene la transizione di quando viene premuto il pulsante, si può notare che c'è una bella carica del condensatore senza nessun bouncing del segnale. Scollegando questa resistenza e spostando la connessione direttamente sul pulsante, chiaramente dobbiamo spostare questa connessione che è collegata alla nostra floppy board, perché all'interno ho attivato il pull up, e dopo chiaramente collegando la sonda al pulsante e alimentando il tutto, possiamo notare che premendo il pulsante la tensione si alza e si abbassa. Facendo una misura singola e zoomando il segnale possiamo notare che questi spike qua, che sono il rimbalzo del pulsante, vengono contati come pulsante premuto più di una volta, anche se in realtà ne abbiamo premuto una volta sola. Chiaramente con il condensatore questo non succede, e di conseguenza abbiamo risolto il problema del conteggio di false premute o premute multiple del pulsante, pur non avendolo premuto più di una volta. Il video finisce qui, spero vi sia piaciuto. Vi ricordo di lasciare un like e commentare e iscrivervi al canale. Se volete supportare il mio lavoro, ho aperto una pagina Ko-fi dove potete fare una piccola donazione o comunque comprare le mie schedine. Prossimamente pubblicherò altri
video su queste schedine, magari la versione 2 che è già in lavorazione e anche delle altre versioni più grandi o più piccole. Ciao!